Ciao e benvenuti. Oggi studiamo la prima posizione della scala maggiore. Voglio evitare di annoiarvi con decenni teorici che poco potrebbero servire allo studio tecnico, della scala. Quindi posizioniamo immediatamente la mano sinistra sulla tastiera. Il dito numero 1 suonerà sempre il secondo tasto, il dito numero 2 suonerà sempre il terzo tasto, il dito numero 3 suonerà sempre il quarto tasto. E il dito numero 4 suonerà sempre il quinto tasto. La scala che studieremo sarà quella di Sol maggiore, perché ci darà poi modo di vedere tutte le posizioni della scala, iniziando però dalla parte più comoda della tastiera, cioè quella più conosciuta in genere dai chitarristi che iniziano da poco a suonare. La prima nota sarà suonata dal dito 2 sul terzo tasto della sesta corda e andremo avanti in questo modo. Suoniamo il 2 sulla sesta corda e poi il 4. Sulla quinta corda suoneremo l'1, il 2 e il 4. Sulla corda 4 suoneremo con il dito 1, con il dito 3 e con il dito 4. Sulla terza corda suoneremo con il dito 1, con il dito 3 e con il dito 4. Sulla seconda corda suoneremo con il dito 2 e con il dito 4. Sulla prima corda suoneremo con il dito 1 e con il dito 2. Le note sono queste, appunto il Sol, il La, il Si, il Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis e Sol. Dovete cercare di tenere le dita ben allineate sui tasti, evitando di chiudere la mano ogni volta. Quindi vi consiglio di tenere già le dita pronte per poter immediatamente poi suonare il tasto utile. E soprattutto quando suono una nota su una corda, evitare di alzare le dita che hanno già suonato e fare questo lavoro, ma tenerle allineate e spostarci semplicemente quando abbiamo già suonato la nota e dobbiamo pensare alla nota successiva, soprattutto quando c'è il cambio di corda. In questo caso 1, 2, 4. Quando sono sicuro di aver suonato il 4, allora posso spostare il dito 1. Facciamo un esercizio suonando con i quarti, cioè tutte pennate da un quarto, le facciamo soltanto con la pennata in giù, in questo modo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Torniamo indietro. 3, 4. Ora facciamo lo stesso esercizio, ma non suoniamo più i quarti, ma gli ottavi. Quindi risulteranno due pennate ogni quarto. Il tempo sarà lo stesso. 1, 2, ma noi suoneremo giù, su. 1, 2, 3 e 4. Suoniamo ora tre note ogni quarto in questo modo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Suoniamo ora quattro note ogni quarto. 1, 2, 3. 3 e 4. Di nuovo. Facciamo tutti gli esercizi insieme. 1, 2,
due, tre e quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Secondo esercizio agli ottavi. 3, 4. Terzo esercizio, le terzine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 4. Ultimo esercizio, i sedicesimi, quattro note ogni quarto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Con questo è tutto, ci vediamo alla seconda posizione, alla seconda diteggiatura della scala di Sol maggiore. Alla prossima lezione, ciao!